Parabam, pam, 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 parabam, pam. Questo è un tango. Che un tango. Che... Cos'è che c'è sta la cosa? Questo era un tango originale, il testo era un altro. Ma si sente? Il testo era un altro. Era una cosa che andava. Io sto qua, eh! Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno! Buongiorno Delio, buongiorno Delio, buongiorno! Buon appetito a tutti, buongiorno Galo, buongiorno Peira. Dimmi una cosa, buongiorno, Mimmo! Buongiorno Mimmo! Che hai decidito quest'oggi? Hai decidito qualcosa? Giovedì io che andavo in panchina Totti, a belli, infate tutti i fenomeni qui. Hai decidito così? Va? Quindi Ricca. Ti ha chiamato. Mimmo, di la verità. Rudy ti ha chiamato, mi ha detto, Ami, che devo fare? Ha detto proprio così. Che qualcuno lo dice, occhio, o lo scrive, sì. occhio, non lo so, io ti dico, stavolta è complicato di a Totti, no, non te convoco perché come lo convinci? Bene. Ma ieri dice che tirava certe serciate in allenamento, che a un certo punto il mister gli ha fatto senti Barbotto fino al bar, veramente il mister gli ha fatto Francesco piano, piano c'è bisogno, mi risulta anche a me, sì. Però poi dopo se decidono adesso aspettiamo, manca poco, insomma. Vabbè, ma mica ce l'ha nelle gambe, no? Che cosa? Prego? Credo, che cosa? I minuti, dico. Ah, non ce l'ha nelle gambe i minuti. Attenzione a come ti esprimi, Calopera. Ti invito. Ecco. Cellone non è venuto? Niente. No, non mi è manco... L'ha detto, l'ha fatto. Non mi hai salutato, Mimmo. Oh, caro amico, ho detto buongiorno Galo e buongiorno Peira. Già è dura combattere con questi due, Mimmo. Ma guarda che mi fa... Vabbè. Ubaldello è stato peggio, Ferretti. sì. Capito, io mi ricordo nel 70 80 tra Farcao e Proasca, Mimmo, prima uno gli ha detto no, perché c'è chi porta la croce, chi fa cose, chi canta e chi porta la croce, per esempio Farcao. In quella roba Farcao cantava e Ubaldo portava la croce, gli ha detto no, portava i crociati dell'arte, sì, Mimmo, esattamente, era proprio per la simpatica battuta, era proprio così. Formazione. Prima fammi guardare Rodolfo. Ah, grande. Non tanto ci è piaciuto. Sveglio. No, nel senso, posso essere un po' triviale, un po' volgare. Ma per cazzuto. Perché, insomma. Quello volevi dire. No, nel senso che la conferenza stampa che è poi scivolata sui binari del comprendito, parlato, Mattia e cose di questo genere. Alla fine il coso con James Pallotta e tutto quanto sta bene. Ma alla fine il discorso era questo: fate come cazzo vi pare, portate messi 3 punti. Sì, ecco, sì. Più o meno, diciamo. Si può dire? L'ha detto. No, nel senso che poi. Allora, a me piace molto questo, perché è esattamente lo spirito che io avrei voluto sentire dall'allenatore della squadra in una situazione di questo genere. È una partita che lo stai vedendo adesso. Quanto ti fa male, David? Quanto ti fa male, Ubaldo? Quanto ti fa male, professor Galoppini, vedere la Juve 6 punti avanti? Sì. Fa malissimo, eh. E stasera ti potresti andare a letto con Napoli che ti sta attaccato. Anzi, visto che non c'è né Di Natale né Muriel, passeggiata partenopea. Per il quarto anno consecutivo Di Natale. Vabbè, ma non c'era mai, ma lì lo sanno, dai. Scusa, Ubaldo, ma tu mi meraviglio che te meravigli. Ok? Allora, quanto dà fastidio? Vedere questa classifica è l'unico modo per tornare a respirare, battere la Fiorentina, lo stiamo dicendo praticamente da appena l'arbitro ha fischiato la fine di Atalanta-Roma. Questa è una partita fondamentale, virgola, se tu hai ambizioni importanti, virgola, è una partita fondamentale che la devi vincere. Allora l'allenatore, che non è stupido ovviamente, che ha capito com'è la situazione, abbiamo fatto la flanella, abbiamo fatto la cotichella, abbiamo fatto la lezioncella e tutto qua, adesso mi servono i 3 punti, fate come vi pare. Io voglio giocare bene e vincere, stavolta non mi interessa manco giocare bene io, se poi la partita la vinci con autogol di Orsato, io me lo pio, mi state a capire? Sì. Tu tiri in sesardo e pa, batti addosso all'arbitro e faccio qui la domanda al tecnico Ubaldo, in quel caso il gol viene convalidato, in quel caso il gol se viene convalidato a chi va ascritto? A colui che ha tirato. Sei Ubaldo? Ah, chiedo scusa. Penso di sì, Mimmo. No, penso di sì, no, passo a Galopera. Galopera, che succede? A colui che ha tirato. A colui che ha tirato. Ha tirato. Bene. Abbiamo giocato una buona partita. No, Mimmo, scusa, tu
da questa conferenza, cioè Garcia che cosa chiede? Carattere, determinazione o l'espressione del proprio gioco, tirar fuori? È stato chiarissimo, l'ha detto. Qualità. Posso pure per me domani potremmo giocare contro la prima o contro l'ultima. A me ha detto tirate fuori le... Hai visto ieri le palline? Sì. Ho capito, tirate fuori le palline perché non l'ha vista questa nella prima ora. Che... No, perché evidentemente la squadra ultimamente... Dà quel tipo di lui risposta. Oggi guarda che la conferenza stampa di Garcia è stata esaustiva per tanti punti. Allora lui uno ha detto che la squadra che aveva mandato in campo a Bergamo era una squadra sbagliata. Se voi andate a risentire bene le parole, cioè non ha detto siete voi che dite che io ho sbagliato la formazione, perché anche un allenatore poi magari può cambiare idea dopo, si accorge se ha fatto bene o meno, e quando uno dice questa cosa è chiaramente la conferma che lui si è accorto di aver sbagliato, no? E quindi questo gli va dato anche di tutto questo discorso. Ho anche capito, mi sembra di aver capito, aiutatemi voi, che il mancato utilizzo di Ljajic a Bergamo sia stato legato soprattutto ad un atteggiamento sbagliato durante gli allenamenti, mi sembra, poi sì. Aiutatemi voi. No, perché lui Mimmo, scusa, lui ha detto anche, veloce, ha detto mi piace l'atteggiamento di alcuni che anche quando non sono nelle condizioni fisiche idonee per fare un allenamento... Cioè gli danno dentro, capito? Con determinazione. Sì. Poi dopo dobbiamo andare sempre a discutere se è meglio Ljajic non allenato o Marchini al 100% dalla condizione, eh? Questo è un altro discorso. Però ti dico anche che la conferenza stampa mi è sembrata una conferenza stampa che se io adesso con voi dovessi fare una formazione, io il primo che metto è Ljajic. Sono d'accordo con te, pensando adesso. Perché lui dice: io gli ho mandato un messaggio: se ti alleni così non giochi, quindi io mi aspetto. Credo, perché sennò oggi staremmo a parlare di un caso Ljajic e durante la settimana ci sarebbero stati anche dei richiami, sarebbe uscito qualcosa. Ma io ci ho parlato, poi l'avete visto, sì. Io, insomma, credo che lui stato molto sincero. Credo che lui abbia dato una risposta sul campo, a quel punto secondo me Ljajic lo fa giocare, come proprio per dire bastone e carota. Ma no, non ti alleni, non giochi, ti alleni giochi. Vai a riascoltare la conferenza stampa di Garcia dopo aver fatto questo ragionamento, probabilmente ti accorgi che lui ha mandato dei messaggi chiari e distensivi. Non ha voluto mettersi a fabotte con Ljajic in conferenza stampa. Non gli ha mandato un messaggio. L'ha chiamato Adem, infatti. È vero. Ma lui li chiama tutti per nome, tranne uno che chiama il capitano con la C maiuscola perché ha capito tutto, nel senso, però, no? Ok. Lui non si è messo a fare una conferenza stampa provocatoria nei confronti di Ljajic. Anzi, a me è sembrato che lui abbia, come posso dire, cercato una collaborazione perché sa che domani il suo giocatore gli serve. Perché sa anche, o perché ci ha parlato, o perché magari l'ha letto su un giornale, il Messaggero, che per Ljajic questa è la partita più importante forse a livello di campione della sua carriera. Mimo, tra l'altro lui adesso ci messo... lui, coccola. No, lui ha detto pure quando ho parlato di scelte fatte in base al discorso dell'allenamento durante la settimana, sì. Ho detto poi devo tenere conto di questa cosa, poi magari c'è chi non si è allenato, cioè chi si è allenato in un certo modo e chi non si è allenato, non mi riferisco a Adem o a qualcosa, sì. Cioè, lui ci ha tenuto a specificarla questa, sì, cosa, quasi ha detto, a proteggerlo. Lui accanto così tanto per me che era il capitano esattamente. Ma lui è paraculo, Ma la risposta che ha dato a Pallotta, ma ti dà l'idea di quanto questo sia un bel paraculo? Veloce de pensiero. Ma mi spiego, Ricca? Sì. A me piace molto. Mi piace ancora quando magari fa tutte le cose per benino quando è chiamato a fare il suo mestiere durante le partite. Alla luce di quello che è successo a Bergamo, ricordiamoci sempre che l'Atalanta ha tirato una volta in porta su punizione, ha fatto una guaia chiamolosa De Sanctis, se non male che andai facevi 0-0. La rilettura di quella partita e delle sue scelte iniziali ti danno anche l'idea di uno che non gli sfugge niente, nel senso lui dice io ho determinati parametri per poter giudicare se un ragazzo merita di giocare. Nei suoi parametri c'è anche la valutazione dell'allenamento settimanale, ma è chiaro che lui lo sa perfettamente che Ljajic è meglio di Marchinho, no? Ma che votiamo? Anche perché Marchinho, che si era allenato benissimo tutta la settimana a giudizio dell'allenatore, è nato in campo, ha toccato 7 palloni e 6 ha dati all'Atalanta, dico bene? Sì. Allora l'allenamento durante la settimana va bene, è fondamentale, però se tu c'hai uno che magari si allena, non te voglio scomodare Maradona, David, non te voglio scomodare, non si allenava mai, prima quello era Maradona, e certo, infatti non te lo tiro in ballo, però se c'è qualcuno che in allenamento non riesce a darti quello che ti danno gli altri e poi durante la partita invece te fa lo stravede, io mi pio quell'altro. Ubaldo, quanti compagni hai avuto tu che ti facevano girare la capoccia, ti facevano passare il pallone in mezzo alle gambe, la domenica se giocavano non la beccavano mai.
Ma il Barone ne ha citati tanti, io ne ho visti tanti che durante la settimana fenomeni, poi arrivava il giorno della gara che si perdevano, ma forti, certo, può accadere. Allora io preferisco uno che, non dico che si faccia gli affari suoi, non dico che sia un menefreghista, ma che si alleni, ma che abbia anche le sue modalità di allenamento, per cui se c'è uno che durante la settimana preferisce non forzare, preferisce... allora ti faccio anche un altro esempio che non c'entra niente. Di Natale all'Udinese sono 3 anni che non si allena 2 volte a settimana. Ma glielo permettono perché? Perché se gli levi pure Di Natale, ma chi fa gol all'Udinese? E questo l'ha ripagati con questo comportamento segnando più di 100 gol. Allora è evidente che ogni giocatore ha le sue qualità, le sue caratteristiche. Un conto, se tu non ti alleni perché fai l'insofferente, cioè vai lì e fai il supponente, capisci, mm-hmm, David? Sì. Ma se tu non sei abituato magari a fare determinati ritmi e poi però se vedi che il tuo allenatore ti richiama perché vuole anche quelle cose, questa è stata secondo me una settimana importante, perché il soggetto principale di tutta questa settimana, al di là di Totti di cui parleremo magari tra un pochino, è stato proprio Ljajić, perché Roma-Fiorentina, l'esclusione di Bergamo, le parole del dopo partita di Bergamo di Garcia, quando gli è stato detto come mai non hanno giocato Pjanic e Ljajić, si è risposto: Pjanic e Destro hanno interrotto l'allenamento di sabato. Hai capito la paraculata? Sì, Ljajić sta proprio nominato. No. Allora evidentemente c'era un qualcosa da chiarire. Oggi a me, rileggendo la conferenza stampa di Garcia, mi sembra di aver capito che qualcosa a lui aveva voluto mandare come segnale al giocatore. Per forza di cose. Però oggi, come ho detto prima, secondo me gli ha dato anche un messaggio: sta tranquillo che domani giochi. La sensazione, infatti, esattamente. Io ho questa sensazione. Esattamente qua sta. Ferretti, noi ci sentiamo tra poco. Resti lì, non si muova. From Boston. From Boston. Esattamente. Oh, sì, però non lo posso fare, andiamo tra poco. Vai. Mimmo. Allora c'è sta scena, no? C'è Riccardo che sta sempre a toccare addosso, io lo fa apposta, no? A Galopera. Galopera fa: mi dà fastidio il contatto fisico. Lui dice: vabbè, ma io come ti dimostro che ti voglio bene, Riccardo? Me fido! Dove l'hai vista questa cosa? L'hai riproposta in una scenetta di un film degli anni 80? È successa adesso, guarda, è proprio successa in questo momento. Ami, lo sai che vuol dire? Mi sarta addosso, come apro la porta, sento le punte di piedi suoi che mi toccano i talloni, cioè è tipo un'ombra. Ma hai controllato bene tutto, sì. Ti posso dire una cosa? Ma non è bello, Mimmo. Come sempre, Riccardo, questa cosa non ti può capire, non ti può capire. Se te si presenta qua a bocciona di Fernanda Lima, forse è meglio. Ecco, magari. Non mi pare a me tutta sta roba comunque. No, Lima. Senti, Lima. Mimmo. Lima però, Limoncello, sì. Però ti posso dire una cosa. Tu questa cosa di Riccardo tu non lo puoi capire, perché tu invece sei uno da contatto fisico. Sì, assolutamente sì. Sei uno proprio. Io voglio che mi abbracciano, che mi toccano, sì, che mi danno le pacche, sì. Oh, calcolate che per Mimmo se gli è stato a 3 metri, già quello è contatto fisico. Già mi manca l'aria. Quello già è contatto fisico per lui. Ti faccio una domanda, Riccardino. Sì. Ma secondo te la prima telefonata, Garcia, a chi l'ha fatto? A qua amico. No, gliela fa prima per dire come deve decidere lui. Se non gli chiede addirittura che cosa fare. A qua amico, eh, comunque. A proprio a lui. Ma come vedi, Porello, mo che è successa questa disgrazia? Come fa? Mo sarà... Guarda che sono situazioni. Ballando con le stelle, dai. Ah, ho capito. Capito. Senta... A posto così, via, dai. Senta Ferretti, allora, quindi è De Santis, Maicon, Benatia, Castandodò e fino lì tutto. E fino a lì non c'è più. Ora. Gli detti la mia, Mimmo, per ora, favore. Aspetta, ora. E a centrocampo ci è venuto un dubbio perché no. De Rossi non ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Ma che te li presenta con Brede, li fa mai con te? No, De Rossi, con Marchegno? No. Lui sa che dice lui? Dice uno tra De Rossi e Pjanic, Strootman, e il terzo potrebbe essere Florenzi. Sulla tre quarti, un 4-2-3-1, gli Ajc e Borriello. Un'altra volta, già ieri avevi detto va. Fa fuori Gervinho. Ma devo confermare quello che dico. Ma fa fuori Gervinho. No, Gervinho dall'altro lato. Gioca davanti, dai. Ti serve qualcuno che sta a largo e cerca di correre dietro a chi capita, perché lì corrono tutti, Vargas, quindi De Rossi, tu dici Pjanic, De Rossi, Strootman, Florenzi, Ljajić, Gervinho? Non c'ho manco un dubbio. Addirittura. Non c'ho neanche un dubbio. E allora ti ha chiamato. No dub. Allora ti ha chiamato. No, se sei così sicuro, Mimmo, sì. No, perché... Per dire così ti ha chiamato. Non è che puoi millantare, Ma chi è? Chi ci metti, se no?
No, però dico, non fate casini che ve impicciate, imbrogliate, fate una. Però De Rossi c'ha la sesamoidite, Mimmo. Quanta fa? E va come va, c'è cioè, lui in panchina, Capito? Dico, De Rossi c'ha la sesamoidite e non è che ci scherzi. L'ultimo tipo però, quella argentata che frecce. La sesamoidite, che bottiglia? Sì, è l'alluce. Apriti sesamoidite. Ah, mi sa che ha detto prima Rossomando, ha detto che Castagne all'ultima partita gli ha acciaccato l'alluce del piede. Ora, voglio dire. Pure il pollice del piede era uguale, tanto mica se ne accorgeva nessuno. L'alluce del piede. Vai tranquillo, dai. Tranquillo, è alluce. Però adesso tu non far fuori classe su queste cose. Sto scherzando, ma io scherzo. Ti monitoro, Hai decidito o no, quindi, al centrocampo? De Rossi e Pjanic giocano tutte e due, anche se non stanno al top, li rischia tutti e due. Ma che Roma-Fiorentina è una partita che vale un campionato, David? Forse sì. Tu non l'hai capito. Sì, invece Milan-Roma no. Ma tanto fai questa, cioè... Me manni, chi c'è in cabina di regia? Mr. Morris? Mr. Morris. Sì, oggi è Mr. Morris. Ok. Me mannate una sequela in figlio dei cocoriti, per favore, perché qui da quando abbiamo abbandonato un po' Susanna, bravo, siete rilassati, Ecco. Tutti. Me fate... anche pure un po' di piccia su da buttarsi perché... No, però... Me fai sentire pure quella cocorito... Ah, proprio la dance? Cocorito. Quella proprio la tutta insieme. Senti, Questo è da villaggio turistico. C'ha ground. Cioè, questo c'ha ground. Questo è un po' groove. Sì, ricca, sentesse bene, può pure annate. Ma stai scherzando? A me mi piace. Andiamo. Se rompe tutti i fluidi. Poi un po'. Le rotte il fluido. Io butterei pure un po' dei pipirini, un po' di. Pipirina, allora ci comunicano dalla regia. Sì? Ci comunico, Paglia. Ci comunico che io. Vabbè, no, ci comunica lui. Che De Rossi e Cervinio non stanno facendo la parte tattica. Non la stanno facendo? De Rossi e Gervinio Non stanno facendo la parte tattica? No. E quindi? Allora, Rossi, non lo so. Ecco, De Rossi perché gli fa male il piede, Gervinio perché tanto non serve a niente. Cioè, che me serve? Che cattiveria che hai detto. No, nel senso che gli è... lui caracolla. Poi scusa, chi ti ha detto questa cosa? Eccolo. Ah, da Paglia ce l'ha detto anche Balzaretti. Gli ha detto Rossomando, ovviamente. Balzaretti sta in discoteca. Discoteca? Discoteca. Discovery Channel. Che non gioca. Ah, Discovery Channel. No, vedo un discoteca. Sempre fracicato alla coscia. Sì? Ah, Ferretti, ma lei. Fracicato alla coscia. Sta cercando di farsi capire da Waldo. Ferretti, lei come si esprime però? No, mi scusi. Certo, fammi capire, questa è la mia lingua. Se volete è così. Se volete che vi parlo con Pito e col culo così a bocca. No, allora, vabbè, chi è questo Pito? Così, voglio parlare con Pito. Ma Pito fa rima con Decidito. Pompito, te lo ricordi? È il portiere d'Argentina. Neri Pompito. Polaccio, Pompito, ma non Neri è quello Polaccio che gli rimase il dito. Ma quello, Neri azzurri, quello sì. È l'incubo di tutti i portieri, quello che è successo a lui, vero? Abbastanza. Vero? Che gli rimase pure quello che gli è successo a Guglielmi. No, quello è l'incubo di tutti i tifosi da Roma, mi dirai. Mamma mia. Guarda, hai nominato. Ti ringrazio per non avermi chiesto nulla sul sorteggio mondiale. Mimmo, hai nominato Guglielmi, che Roberto si è accasciato. C'ha... No, si, ma che sei matto. Si è spento. Ecco, questo è. Questo è Guglielmi. No, quello che vidi in quel di Roma Cagliari. Questo è. Bonio. È entrato in campo in questo momento. No. Secondo me però c'è accanimento. Questo mani, cosa c'è? Accanimento. C'è accanimento? Agghiaggiante. C'è accanimento. Ah, ce l'ha. Ah, lui ce l'ha accanimento. Mi trovi? Guarda che ci sono. Adesso sono rientrati. Allora, prego. Io mica Mario Coppaia, riga. Mario con te Ubaldo. Tu rifrangi queste notizie. C'è, non devi rifrangere. Io ti ho detto chi ha detto. Ci sarà un motivo. Però tu sei sbagliato, chiedi chi ha detto e chi ha fatto. Allora, adesso sono riusciti. Ma che stanno a giocare a nascondino? È uno schema. Oggi ha detto che è nascondino. Tanto non ci hai capito un ca. Senta, Ferretti, invece tu per quanto riguarda. Ecco, prego. Faccio anche a te questa domanda. Lei si spogli. In che senso? No, si spogli da. Ma chi? Lei, Riccardo. Ferretti. No, lei, Ferretti, si deve spogliare. Perché ho visto qua la foto di quando. Una cosa, Hai visto? Quando è successo? Adesso, prima stava bene. Oh. Quanti anni è che? Ah, perché adesso. Io Mimmo l'ho visto nudo, Tutta in che senso? Grazie, queste sono cose che attengono. Scusi, quando eravamo giovani, e che facevate? Perché giocavate a pallone insieme? Ma abbiamo fatto una cosetta insieme. Ma che
scusa, hai visto nuda, avete fatto una cosetta insieme, ma voi complimenti, ma siete voi che pensate. Mimmo, non ho capito, io Ubaldo o Ubaldo e Galopera? No, voi due. Ah, vabbè, sì, no, dove? Pensano sempre, guarda, io non lo so. Dove eravate? Poi c'è l'accanimento. Vedi, però Mimmo, scusa, c'è l'accanimento. Senti che ti dice Antonio, senti, E poi c'è l'accanimento. Antonio Conte. Antonio mio amico tuo. No, Antonio Conte. Antonio, è amico di Antonio Conte. È amico mio, Antonio. Bello, mancava pure questa. Conosce tutti. Tutti proprio li conosci, Si è fatto male, allora, niente. Lei si spogli, Ferretti, da qualsiasi contaminazione di tipo giallo-rosso? No, nel senso, mi dà un giudizio su Montella allenatore, non tenendo conto dei trascorsi? No, a parte scherzi, se Montella non è un predestinato, uno destinato a diventare un fuori classe, un paraculo, uno che ha capito tutto. Ma voi lo conoscete Montella quanto è paraculo, sì? Sì, però io ti dico proprio da allenatore puro, nel senso come... Allenatore puro, lui faceva i giovanissimi nazionali. Tra altre cose allenava i 95, che sono molti arrivati poi adesso nella primavera, no? Ferri, Romagnoli, Mazzitelli, c'erano tanti di questi ragazzi che stavano lì. Improvvisamente gli danno la prima squadra e lui come se avesse detto vabbè, andiamo a pian caffè tutti insieme. Ma voi ve lo ricordate Montella com'era sulla panchina della Roma? Dopo nel derby vinto 2-0 con doppietta di Totti, quando veniva inquadrato dopo il gol. Ma era Edoardo De Filippo, ghiaccio, cioè era proprio uno così. Non può che essere un predestinato, un bravo allenatore. Io ti dico una cosa, per quello che ne so io, Montella l'anno prossimo non sarà l'allenatore della Fiorentina. Può andare una grande, eh? Beh, c'è qualcuno che ha bisogno di cambiare allenatore. Il Milan, la Juve. Milan. Capito? Lì ci sta bene. Montella lui è molto bravo, molto bravo. Poi ovviamente avendo 2 anni di carriera sulle spalle, questo è il terzo, perché ha fatto un po' di Roma, poi ha fatto il Catania, ha fatto la Fiorentina, quindi questo è il terzo anno in pezzetto. Può avere i suoi difetti, i suoi pregi, però fondamentalmente è un predestinato, uno che diventerà un grandissimo allenatore. Per forza di cose. Mimmo, mi ricorda un po' come excursus Mancini, nel senso che uno che ha cominciato subito dalla Serie A, l'inquadra d'eroga famosa, eccetera, eccetera. Più preparato. Gli hanno dato subito a Fiorentina. No, secondo me no. Secondo me Montella, per quello che ha fatto vedere fino adesso, è molto più bravo dei Mancini. Addirittura. Allora, sì, Mancini ha vinto tanto, Cioè Mancini, ho capito, ma Mancini hanno fatto proprio la squadra. Mancini ha vinto tanto. Ha vinto tanto quando stava all'Inter. E va a vedere chi c'è stava. Ha fatto bene quando stava la Lazio e va a vedere chi c'è stava. Ha vinto a Manchester City e va a vedere chi c'è stava. Quando è retrocesso con la Fiorentina, mi dici la Fiorentina com'era, da chi era composta? Quale? È retrocesso. Quella lì dei Mancini? Tanta roba, apposta del SOD. L'allenatore lo vedi bravo quando poi Trapattoni era il più bravo di tutti, aveva vinto tutti, è andato a Cagliari e è dovuto scappare. No? Sì. Nel senso che poi va giudicato il suo lavoro anche in riferimento a quello che tu riesci a fare o riesci a lasciare. L'anno scorso si era detto, ah, non era bravo Montella perché a Catania fanno bene tutti, Maran sa fa bene perché fa a Catania. Maran l'hanno cacciato, perché evidentemente l'anno scorso la squadra giocava ancora sulla strada tracciata da Montella. Io non voglio dire che Montella è il più bravo di tutti, però è sicuramente un bravissimo allenatore. Sì. Adesso, visto che c'ho Rudy Garcia, mi tengo stretto Rudy Garcia. Però non dimentico che io invece di Luis Enrique de Zeman avrei dato la possibilità a Montella, assolutamente. L'avrei stato 2 volte sul punto di essere allenatore della Roma, una volta proprio era praticamente già tutto concordato, poi alla fine non se ne è fatto più niente e sono arrivati Luis Enrique e Zeman, se permettete, il rimpianto di non aver preso quel Montella ci sta. Però adesso c'è Rudy Garcia e mi tengo stretto Rudy Garcia, assolutamente. Per chiusare sul Catania, che non c'entra niente, però io voglio sempre ricordare che gli hanno venuto il Papu Gomez e gli hanno ripreso Maxi Lopez, che era andato a Milano, e quindi si pensava di essere Alicia e Corna de Cosa. Esattamente. E poi hanno venuto Lodi e hanno preso Maxidis. Ecco, diciamo che qualche danno gli hanno fatto braccio a Maran quest'anno, Non era proprio. Se rendete conto, guarda, che abbiamo visto. Venne. Si può mettere Taxidis fra le 3 più grosse pippe di tutti i tempi della Roma? Secondo me sì. Il Galopera, per primo esempio, in assoluto, secondo me, che proprio non c'entrava niente. È Goicocea. Beh, guarda che Goicocea mi è una bella pippa. Cesar Gomez. No, più pippa Goicocea mi. Più mi pippa Goicocea. Guarda che Goicocea. Buoni. Questa è. Ma io non
capito perché uno dice quello che c'è, a parte questa chiede profondissimo. Ma adesso sta fanno Boni. Vabbè, basta, se no adesso, se no poi dopo. E adesso sta a fare che tipo il terzo portiere al Danubio. Chi io? Guecocea. È in Fiumarolo. Fio del Fiumarolo. Più che Fio del Fiumarolo. Ferretti! Noi ci sentiamo lunedì! Sempre se Dio vuole, eh! Ciao Mimmo! Ciao Mimmo! Ciao Mimmo! Ciao Mimmo! Ciao Mimmo!